Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Mi scuso con voi se negli ultimi 2 giorni non l'ho realizzata, ma sono stato piuttosto preso e logisticamente era difficile farla. Vi ricordo che, come sempre, oggi dalle 19 alle 20 potete ascoltare su Radio 105 con Greta Mauro e Valeria Oliveri il Matrix 105, anzi 105 Matrix dalle 19 alle 20, Radio 105. E che cosa succede? Oggi sui giornali c'è una grandissima allegoria dell'Italia e sono due questioni fondamentali: da una parte le pensioni, dall'altra le tasse. Plasticamente oggi si vede come l'Italia è un'Italia ridicola, ipocrita, e la nostra classe dirigente lo è ancora di più, con qualche eccezione. Sulle pensioni stiamo facendo una grandissima battaglia perché non si vada in pensione a 67 anni. Una legge varata dal Una norma varata dal governo Berlusconi da Tremonti, poi modificata dalla legge Fornero, fa sì che si adegui l'età in cui si va in pensione all'aspettativa di vita, cioè a quanti anni si prevede e si fa attraverso delle tabelle scientifiche la morte degli italiani mediamente. Ho visto un comico l'altro giorno alla 7 che prendeva in giro questa roba, perché oggi è di moda dire non si deve andare a pensione a 67 anni, ma chi lo dice che viviamo fino a 80? Ragione gnocca. E quindi il clima è incredibilmente, come possiamo dire, ostile all'idea che si aumenti l'età del pensionamento. Evidentemente, per chi ha iniziato a lavorare a 15 anni e per quelli che fanno dei lavori usuranti, andare a lavorare a 67 anni è ingiusto e soprattutto è impossibile. Però quanto costa questa? Non che a 66 e 7 mesi come oggi sia possibile, non mi sembra che siano i 5 mesi che rendono incredibile l'aumento, ma questi 5 mesi, secondo un'intervista di Calenda oggi sul Corriere della Sera, che invece, contro il parere di tutti quanti, per esempio anche di Gene Gnocchi, dice dobbiamo aumentare l'età di pensionamento così come è previsto dalla legge, quanto costa non aumentarla? Beh, proiettato su 10 o 20 anni, non so esattamente, dovrebbe costare 140 miliardi di euro, perché in realtà oggi siamo in una situazione drammatica per cui, siccome ci siamo mangiati con il debito pubblico, il debito previdenziale e i contributi non pagati del tutto dai nostri genitori e dei nostri nonni, beh, e oggi siamo costretti ad avere una atteggiamento rigorosissimo nei confronti delle pensioni. Io non sono ovviamente contento di lavorare fino a 70 anni e non ho un lavoro usurante, ma ci sono anche dei miei colleghi che, per esempio, si svegliano alle 4 di mattina ogni mattina per fare la rassegna stampa, e quello è come lo definisci un lavoro usurante, possono farlo fino a 70 anni, 67 anni. Certo che no, ma il punto vero è che noi, la nostra generazione di quarantenni e la generazione ancora più giù di trentenni, non andranno mai in pensione, quindi noi teniamo il punto su una questione che ci riguarda relativamente. Ma fatta pure questa premessa, cioè pur mettendosi d'accordo che è giusto o non giusto andare in pensione a 67 anni, il governo oggi, e il giornale lo titola in prima pagina giustamente, cosa decide? Decide che imprenditori e autonomi e professionisti delle zone terremotate, dell'ultimo terremoto, insomma dell'Abruzzo e non solo, Umbria, Abruzzo, Marche, devono il 16 dicembre pagare le tasse, e consiglia a questi imprenditori, professionisti e autonomi di pagare, se non hanno i soldi per pagare le tasse, di fare dei prestiti bancari e a tassi agevolati grazie all'intervento della Cassa Depositi e Prestiti. È una roba che mi fa venire il sangue al cervello. Non perché io sia, voglio dire, pazzo, ma per il semplice motivo che questo è lo stesso Stato che spende e impegna 140 miliardi, che qualcuno li pagherà, cioè i nostri figli, i nostri nipoti pagheranno 140 miliardi, e tutti sono d'accordo che tutti vadano in pensione, non a 67 prima, e poi è lo stesso Stato che invece a quelli che hanno preso il terremoto, non guadagnano una lira, non avranno mai la pensione, hanno il loro negozietto, la loro bottega, sono dei professionisti, sono degli autonomi, sono delle imprese che potrebbero fallire, che non fanno più un fatturato, che la gente non vive più in quelle città, che lo Stato non gli ha creato nulla vicino, che le infrastrutture sono distrutte, che ci mettono mesi per ricostruire una scuola. Allora, a quelli là che non avranno mai la pensione, altro che 67 anni, gli dicono pagate le tasse, tasse peraltro da pagare, che servono proprio a rimpinguare anche le casse dell'INPS per la pensione a 67 anni di quelli che hanno un lavoro e che dicono: io, sai, a 67 anni non posso più fare la maestra elementare. Allora, ragazzi, c'è qualcosa che non va. Cioè, le tasse per un liberale servono,
cari amici miei, non a redistribuire il reddito, che è una cosa orrenda di uno Stato socialista, ma a pagare i servizi, la difesa, la giustizia, le strade, le opere pubbliche che i privati non fanno. E cacchio, questi in un paese deserto, desertificato, ucciso dal terremoto, in cui lo Stato è assente ed è presente solo nel rompere i coglioni con la burocrazia, devono pagare le tasse perché noi non siamo in grado di gestire bene il sistema pensionistico italiano. Beh, vabbè, io la trovo una cosa pazzesca. Se io fossi un terremotato con la mia impresa fallita, con la mia tetto sul mio bottega artigiana devastato, se io fossi un autonomo professionista che vive in quelle zone e che mi chiedono il 16 dicembre, come lo chiedono anche a me ovviamente, ma io lavoro e prospero grazie alla mia fortuna, mettiamola così, ma glielo chiedono a uno in una zona terremotata di pagare il 16 dicembre, io andrei, scusate, con i forconi, ecco, con i forconi, a dire: ma di che stiamo parlando? Calenda, nell'intervista che oggi fa sulla prima pagina del Corriere della Sera, aggiunge una cosa, dice: stiamo trovando 140 miliardi per il sistema pensionistico e non troviamo qualche milione di euro per gli istituti tecnici superiori, che in Italia sfornano 8.000 studenti mentre in Germania 800.000. Cioè, e questo è il punto: tutti noi vorremmo andare in pensione tardi, tutti noi vorremmo avere delle pensioni buone, tutti noi vorremmo lavorare di meno, ma qua siamo in un'emergenza per cui facciamo pagare le tasse terremotati e non riusciamo a trovare un euro per gli istituti tecnici superiori, dove ci vanno non i figli fighetti della borghesia milanese e romana, ma i figli della della parte più meno fortunata della nostra popolazione, tra l'altro con gli istituti tecnici che dovrebbero e riescono a formare gente per lavorare e non per farsi le pippe ideologiche che sulla comunicazione, no? Il laureato in comunicazione in lettere. Vabbè, insomma, avete capito come la penso su questo. È fantastico oggi Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che scopre le periferie, perché deve andare a mettere a posto la sua macchina e quindi va in una periferia di Roma e dice: si rende conto che esistono le periferie e si chiede: è stato giusto togliere l'IMU e dunque condannare i cittadini delle periferie al degrado? Cioè, Galli della Loggia dice che l'IMU sarebbe servito a non far degradare le periferie italiane, che peraltro pagavano l'IMU sulla prima casa, cioè esattamente loro. Ma comunque, voi vi ricordate il film I Nuovi Mostri? Se non ve lo ricordate, andate su YouTube e ve lo vedete. A un certo punto, nel film dei Nuovi Mostri, straordinario, c'è Gassman, che è un cardinale straordinario, favoloso, con la sua, con i suoi paramenti scicchissimi, con l'anello, che gli si ferma la macchina, trova una parrocchia di periferia e con l'anello inizia a fare una predica straordinaria contro il prete di provincia, un po' comunista, che aizzava la sua parrocchia. E poi dopo, alla fine, darà uno schiaffo a un parrocchiano e dice: ho forse risolto qualcosa? Beh, questo straordinario Gassman mi sembra Galli della Loggia, cioè il cardinale che vive nelle sue stanze al Vaticano, Galli della Loggia che vive nelle sue stanzette nel centro delle sue città, che si sbaglia perché questa macchina gli si è rovinata e quindi deve andare nella periferia della città e si rende conto che la periferia è degradata. Grazie Galli della Loggia. E oltre a rendersi conto che è degradata, dice: ma per cazzo non si paga più l'IMU, perché con l'IMU forse saremmo riusciti a rendere meno degradate queste nostre periferie. Ma va quel paese, ma è una roba, cioè veramente noi giornalisti siamo una cosa allucinante. Ma va un po' più a riparare la macchina, a prenderti un caffè o prenderti la metropolitana, ma che scrivere sul Corriere della Sera o nelle tue lezioni. Le intercettazioni sono legge? No, non è vero. Il cambio sulle intercettazioni ce lo spiega benissimo oggi Facci sul Libero. Dice: in realtà c'è un'idea generica di vietare le trascrizioni irrilevanti, che era già previsto dalla normativa esistente. E comunque dice Facci: non è legge perché è un decreto del Ministro della Giustizia che già è stato torito con mesi e mesi di ritardo, vedremo come e quando verrà attuato. Travaglio sul Foglio dice che si tratta di un bavaglio tremendo e sfotte la sinistra che contro i bavagli di Berlusconi aveva manifestato, mentre contro questo bavaglio di Orlando non manifesta. Ma sempre sul giornale di Travaglio, quello che comunque sbaglia Mattarella, perché un giorno intervista uno pensando che sia l'altro, si sbagliano anche nei titoli, perché da una parte per Travaglio è un bavaglio e dall'altra parte intervista Travaglio l'avvocato Malavoglia
Lavenda che dice che è una riforma che non servirà a nulla ed è tutto inutile. Quindi o inutile o imbavaglio, mettetevi d'accordo. È vero che l'intervista ha un ruolo diverso rispetto a un'opinione, però insomma è piuttosto schizofrenico su tutti i giornali italiani l'interpretazione di questa roba qua. Di Calenda vi ho parlato, arrestati i leader catalani e vogliono forse arrestare anche i leader torinesi. Questo invece è sulla Stampa, perché l'apertura della Stampa dice che i PM vogliono dare fino a 12 anni, rischiano di dare fino a 12 anni per il gran pasticcio del Teatro San Carlo, in cui in realtà la cosa su cui veramente dovrebbe essere punita il sindaco di Torino come Galli della Loggia, e che invece di stare lei nella piazza che aveva previsto male per i suoi concittadini per vedere la Champions, invece di stare lì in quella piazza se n'era volata a Manchester, non so dove cacchio fosse, a vedersi la partita. Stesse nella piazza, perché io volo ovunque, mi prenderei anche un aereo privato con un Lamborghini sotto, ma non faccio il sindaco di una città, non ho questa missione incredibile, e soprattutto non dico onestà, 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 stiamo vicini ai cittadini. Allora, se stai vicino ai cittadini, stai a San Carlo. Se invece vuoi fare il freelance e la consulente bocconiana, prenditi un aereo privato e vattene pure a vederti la Champions con i biglietti pagati da qualcun altro a Manchester. Questo secondo me è il vero deficit dell'Appendino. Insomma, qualche casino comunque nella gestione di quella piazza, lei o i suoi assessori o il suo capo di gabinetto poi rimosso ce l'hanno. Vi do appuntamento questa sera dalle 19 alle 20 su Radio 105 e vi saluto.